alla lotta allo sciopero, dalla fuori per la difesa del contratto di lavoro, compagni, alla lotta, non per me, ma per la difesa dei vostri interessi sindacali, scioperate! Tu sentivi l'aria della rivolta, l'aria del riscatto, l'aria della dignità già nell'aria. La fabbrica era noi alla fabbrica, le sirene. Fare sindacato all'epoca si rischiava il posto di lavoro. Io ho capito più dentro i cessi che quando stavo dentro le trattative. Guarda che dentro la CGIL non è diritti e lavoro. Prima lavoro e poi diritti. Il primo sciopero, secondo me, quello lo ricordo meglio che il primo amore. Questo credo che sia il luogo più importante che abbia frequentato. Qui siamo nella CGIL. Questo luogo, dove si sente pure il rumore dell'acqua, è un luogo della mia città. E quest'acqua è stata anche l'occasione per l'avvio delle prime industrie della carta. Entrare in fabbrica significava aver risolto tutti i problemi, il sogno e l'aspettativa di ognuno. Sicuramente nella coscienza degli operai avrebbe vissuto ancora altri 1000 di anni, ma noi cominciamo a porci questo problema. Quanto tempo queste fabbriche le avremmo potute vedere sul territorio? Quando entrai nel 74, che c'era ancora la lavorazione chiamata a caldo col piombo, il lavoro dei quotidiani era un po' l'apice di una carriera. Bisogna immaginare il lavoro quando gli operai stavano attaccati alla macchina, c'era il rumore, c'era lo spolvere, c'era lo schizzo dell'inchiostro. La cosa meravigliosa che cos'era? Che c'erano circa 200 persone nel reparto preparazione che facevano ognuno col suo piccolo ruolo, cioè l'impaginatore, il titolista, pacchettista, quello che faceva la pubblicità, il linotipista, che c'erano 150 linotipisti e 70-80 tipografi. In principio era la linotype, dall'altra parte c'era la monotype che serviva per fare i titoli. La linotype era una macchina fantasmagorica. Sono entrato al poligrafico nel 1970. Come entrava uno, te venivano tutti sotto. La CISL, la UIL e poi arrivava la CGIL. E poi nella CGIL non veniva uno, venivano in due. Uno era il comunista, uno era il socialista. E tutti e due ti dovevano proporre la stessa roba. La vita del poligrafico qual era? Tanta gente, tutelata, con diritti, con contratto, mentre il mondo esterno non aveva gli stessi privilegi, non aveva le stesse, come posso dire, serenità. Alla fine degli anni 70 c'è stato l'avvento di quello che noi lavoratori tipografici abbiamo chiamato le nuove tecnologie, la fotocomposizione. La tecnologia in questi nostri settori ha spazzato via interi anni di storia e di modo di operare, dal piombo all'internet. La struttura organizzativa del sindacato era una struttura organizzativa ereditata dal fascismo. Era costituita da tantissimi sindacati di mestiere, costituiti verticalmente, che rendevano in qualche modo impermeabile il rapporto tra gli stessi lavoratori che partecipavano alla realizzazione dello stesso prodotto, che era un'assurdità. Finita la guerra, nasce quindi l'esigenza di andare a mettere l'occhio nella realtà, e quindi si pigliano le cineprese e si portano per le strade. Gli attori presi dalla strada hanno bisogno di essere doppiati. E qui chi può doppiare uno che non è un attore? Un attore, il quale quindi è costretto a lavorare contro se stesso. Questo era l'argomento, il problema di cui il sindacato, quando ero segretario io, si è occupato, cioè il problema del cosiddetto voce-volto. Perché poi questa battaglia, con il concorso anche di alcuni registi giovani, venne vinta. Sono stata assunta in RAI attraverso un concorso perché allargavano l'organico per affrontare l'emergenza delle Olimpiadi a Roma.
Il clima sindacale all'interno del centro di produzione TV allora era abbastanza complicato, perché la CGIL era una piccolissima organizzazione, una specie di enclave di persone molto motivate, però in una situazione molto arretrata e molto condizionata da una gestione democristiana clericale molto vecchia. Un giorno Alba Orti, che nel frattempo era nella segreteria regionale della FIS, mi chiese di dare una mano alla segreteria per organizzare i lavoratori della musica. E alla fine, con grande terrore, entrai nel Tempio della Musica Romana. Era difficile riuscire a far comprendere la diversa qualità dei problemi che nascevano per quel settore, dove la difesa della professionalità e dell'occasione di lavoro non potevano essere affrontati con le regole tradizionali di un contratto standard di lavoro. Quando negli anni 70 è cominciata la crisi del cinema, noi sostenevamo che era necessario avviare un processo di integrazione tra cinema e televisione che accompagnasse la crisi del cinema e consentisse alla televisione di recuperare le idee che c'erano dentro il cinema per portarle in televisione. In Rai si sono cominciati a sperimentare e verificare processi politici che poi si sono, diciamo così, proiettati anche nella società. Questo ci ha segnato e attraversato anche nella fase in cui abbiamo fatto la cosa più significativa della nostra esperienza, cioè la battaglia per la riforma della Rai. Decentrava a rotativa, a spedizione, qua ballerina. La categoria dei poligrafici cartai guardava la Philips come il sindacato delle ballerine. Per me la Rai era come il poligrafico quando io sono entrato, no? Un altro mondo di iperprotetti. Nel mondo dei poligrafici, che hanno una storia, la prima organizzazione sindacale, insomma, venivano dagli operai che sapevano leggere e scrivere nell'Ottocento, quindi i famosi lavoratori intellettuali. Ma che sta di? Fammi fare la rotazione delle mansioni. Ma tu sei un pazzo, mi diceva. Tu non sai che cosa vuol dire essere il primo violino dei... Perché io venivo da industria e dicevo che ci deve essere la rotazione delle mansioni. Ognuno doveva fagocitare l'altro. Noi eravamo l'industria. Questi erano lo spettacolo. L'abbiamo segati. Proprio fatti fuori. Però poi quel nucleo che è rimasto è quello che ci ha dato lezione a noi. Il viaggio di una lettera, lungo o breve che sia, sempre così ha inizio. Gli uomini della posta ne danno l'avvio. Quante lettere passano davanti alle loro mani e ai loro occhi. Quello che contengono non conta. Queste nostre reliquie sarebbero tutte uguali se sulle buste non si rispecchiassero gli echi della nostra personalità, delle nostre abitudini. Nel 48 sono entrato alle poste come fattorino. Dopo 2 anni sono passato al telegrafo centrale. Da lì sono passato ai pacchi e lì ho fatto tutto il servizio dei pacchi. E quindi lì ho cominciato a portare i pacchi per tutta Roma. E a quei tempi non esisteva il CAP, era tutto un lavoro a memoria. Facevamo la media dei 25-30.000 oggetti al giorno, tra stampe, pacchi, raccomandate. Quando venivano scaricati i vagoni che venivano dalle varie città d'Italia, venivano scaricati a ore. Quando era la fine della sera, si rimediavano anche 20-30 ore di straordinario e il lavoro funzionava. Io sono entrato alle poste nel 1962 come trimestrale. Questo meccanismo di assunzione alle poste è durato fino al 1965, dopodiché finalmente, anche con molte iniziative dei sindacati, si riuscì a far entrare in questa grande azienda italiana, cioè 250.000 dipendenti, con i concorsi. Guardando questo tipo di impianti di oggi, questo tipo di panificazione, ti fa vivere un po' di nostalgia, perché se vuoi il tempo è trascorso, erano gli anni 64 quelli in cui sono entrato a lavorare. Era un'azienda che era collocata in un contesto
anche di sviluppo edilizio economico, del boom economico, allora si chiamava Teti. Io sono entrato come meccanico di centrale. Quello è stato un tempo bellissimo perché era il passaggio dalla selezione d'operatrice alla teleselezione, quindi l'utente a casa poteva fare tutto. Erano gli anni 70, 74, 75, 76, ancora c'era la SIP. La CGIL ha assunto sempre una posizione che guardava di più al futuro. Fu fatto un piano di investimenti sempre negli anni 70 che portò alla costruzione di 18 centri di meccanizzazione postale e i centri di meccanizzazione postale hanno innovato anche i comportamenti dei cittadini italiani, i quali sono stati costretti ad utilizzare il CAP. L'unico che non aveva capito che voleva dire questo accorpamento ero io. Allora, di fronte a queste situazioni, era comunque sì necessario, ma io devo capire perché. Le Poste erano un'altra storia. Le Poste pubblico impiego. Intanto i rapporti di forza erano completamente diversi. La CGIL aveva 20.000 iscritti, la CISO 110.000. L'aspetto positivo fu però quello di capire per prima che se si sceglie una strategia unica, significava dare forza a tutti i lavoratori di quel comparto, non soltanto a quelli che si occupavano di quella singola azienda, dove ci poteva essere l'azienda ricca e l'azienda meno ricca. Non è che noi mettavamo a portare i francobolli e loro mettavano i telefoni, però voglio dire, è comunicazione anche quella, no? La scommessa del sindacato delle comunicazioni era portare le vecchie identità al vecchio insediamento dentro questo processo, non fare una battaglia di difesa, governare queste trasformazioni, anche quando queste trasformazioni potevano portare a superare quel mestiere, quella professione che tu avevi avuto o che c'era stata per 100 e più anni. La nascita del sindacato dei lavoratori della comunicazione è stata personalmente un'esperienza entusiasmante. È il periodo in Italia delle privatizzazioni, le privatizzazioni per entrare in Europa e anche il periodo di privatizzazioni sbagliate. È il periodo dei tentativi di azionariato da parte dei lavoratori. È il periodo di una delle leggi madri dei monopoli in Italia, che è stata la legge Gasparri, che abbiamo così duramente contestato, ma è sicuramente anche il periodo dell'estensione al mondo della produzione privato e anche al mondo della produzione pubblica delle nuove tecnologie della comunicazione. L'irrompere di nuove imprese, di una diffusione più territoriale, più capillare della presenza di imprese, soprattutto nel campo delle telecomunicazioni, comincia a dare una base territoriale molto più forte e molto più evidente a questa organizzazione. Adesso questa vocazione si rafforza e insieme al rafforzamento di questa vocazione diventa sempre più irrompente la forza dei giovani, per i quali si pone subito il problema della costruzione di condizioni di stabilità, diventa un elemento scatenante, come posso dire, anche poderoso per un'organizzazione come la nostra. Negli ultimi anni abbiamo avuto a che fare con un lavoro sempre in continua trasformazione, e con elementi anche di fortissima precarietà, che abbiamo dovuto in qualche maniera anche pensare a delle politiche innovative da questo punto di vista. SLC è stato, a mio avviso, un tentativo interessantissimo per un sindacalista di comporre una personalità diversa del sindacato stesso, proprio perché chiamati a fare esperienze completamente diverse. Io venivo da Telecom e mi trovo qui per esempio in un teatro dove ho dovuto affrontare dinamiche, complessità, richieste, attenzioni che non hanno assolutamente possibilità di essere comparabili.
questo è un teatro dove è partita una battaglia incredibile contro la spartizione dei luoghi della cultura da parte della politica. Una delle tante battaglie fatte da questa categoria, che io credo sia la categoria del futuro. Per me SLC in questa terra vuol dire ricondurre questa terra a standard di civiltà alti, vuol dire ricondurre la politica a far sì che si occupi di formazione, che si occupi di sviluppo economico, civile. Cambiare i compagni di riferimento ha determinato anche elementi di contaminazione che non sono ancora completi e completamente efficaci, e che soprattutto quando usciremo dalla crisi, perché non ci usciremo come siamo entrati, può darsi che questi germi determinino anche una consapevolezza diversa della specificità, della caratteristica di una categoria che, pur rimanendo piccola, presidia settori decisivi per il futuro del paese. Ogni territorio ha la sua esigenza, ogni realtà ha bisogno di un dirigente sindacale che sia competente ma allo stesso tempo abbia una visione politica più generale. Molti dei problemi che abbiamo vissuto in questi anni sono legati al fatto che la politica e il legislatore o non sceglievano o, secondo noi, hanno scelto una strada sbagliata. Capire questa categoria dove sta andando e capire se dove sta andando, così come fu fatto nel 96, va a incastrare il percorso con altre categorie in questo paese. Forse ci sono dei punti di unità rispetto al tema servizi in questo paese. Questo potrebbe essere non la certificazione con questo congresso, ma un avvio di riflessione con questo congresso per capire dove dobbiamo andare tutti quanti. Noi abbiamo larghissime fasce di mondo del lavoro che è costituito da rapporti di lavoro non standard. Bisogna che ci sia, sicuramente da parte nostra, ma anche da parte dei nostri interlocutori, la consapevolezza e la coscienza che, se non si danno risposte in positivo a quella parte sempre più consistente del mondo del lavoro, non solo si fa un torto dal punto di vista dei diritti sociali, ma si rischiano di perdere professionalità. Se pensiamo, come noi crediamo, che questi siano i settori del futuro, dobbiamo essere nelle condizioni di dare ai lavoratori di questo mondo una prospettiva certa, e questa è la nostra azione principale. Se volessi mandare un messaggio a questa categoria, ma anche a tutta la CGIL, è di essere sempre tenace, di non smettere mai di ascoltare i lavoratori. Dietro quella lamentela potrebbe esserci invece un bisogno che viene disatteso. Quindi quello che io auguro a questo sindacato, ed è quello che ha fatto anche nel mio caso, è quello di ascoltare le persone. Lavoratori, lavoratrici, pensionati e pensionate, ma soprattutto, care compagne e cari compagni, le nostre piazze, le 100 piazze che oggi ci sono in Italia, sono, vogliamo dirlo con la forza necessaria, le piazze di chi non si rassegna, di chi non è disposto a rinunciare a volere un paese migliore. Noi non ci rassegniamo al declino, alla disoccupazione, alla crescita della povertà. Noi un paese così non ce lo meritiamo e non lo vogliamo.